Sì, andiamo facciamo a Bergamo. Qualche chilometro. Andiamo a Bergamo. Che ci andiamo a fare a Bergamo? Fa più freddo che qui. Aspetta, però siamo in compagnia, mettiamo eccola. La cuffia. Andiamo. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno Anna Maria, ringraziamo Ada Tullo che è il nostro ponte con questo importante evento di cui appunto Anna Maria Materazzini è membro di giuria di questa terza edizione del premio dedicato a un grande del cinema italiano che è Ermanno Olmi. Benvenuta. Esatto, grazie a voi per l'invito. Sì, appunto, siamo arrivati quest'anno alla terza edizione di questo premio, premio Ermanno Olmi, che è stato promosso dal Comune di Bergamo e viene organizzato da FICC, Federazione Italiana Cineforum, insieme a Bergamo Film Meeting, di cui appunto io faccio parte. Siamo molto contenti di essere arrivati alla terza edizione. L'anno scorso purtroppo l'abbiamo dovuta fare, come per la maggior parte degli eventi, online. Quest'anno invece finalmente torniamo in presenza, torniamo in sala. E appunto giovedì 2 dicembre ci sarà la serata di premiazione e la proiezione di un film di Ermanno Olmi. Come sempre siamo noi anticipiamo qui in diretta video sulla pagina Facebook di Radio Ino quelli che sono gli argomenti che affrontiamo con i nostri ospiti. Anna Maria, noi abbiamo questo switch tra il momento solo streaming e il momento in cui poi torniamo anche in analogico in FM, quindi sta finendo il brano che in questo momento passava alla radio. Adesso, finta che non ci siamo mai incontrati, ti ripresentiamo per chi ci ascolta in FM. Non siamo impazziti, lo sappiamo che in realtà ci siamo conosciuti, ma lo facciamo per chi si starà collegando soltanto adesso in FM. Quindi dacci 2 secondi. E dopo questa Acapulco torniamo in diretta su Radio Ini, questo Open Day Cinema. Ma perché ci serve movimento, sì. Ci serve mettere carburante, perché dobbiamo arrivare fino a Bergamo. Cioè non è che siamo proprio così vicinissimi. E non è dietro l'angolo. No, perché proprio Bergamo e questo desiderio di andare a Bergamo? Beh, oggi? Lo chiederemo alla nostra ospite, perché intanto te lo dico io, giovedì 2 dicembre proprio in questa città si tiene la terza edizione del premio in memoria di Ermanno Olmi, che fu un grande regista, sceneggiatore. Con noi c'è Anna Maria Materazzini, che è membro di giuria di questo importante premio. Ci sono numeri veramente notevoli, oltre 100 opere arrivate nelle vostre piattaforme da analizzare e appunto selezionare. Intanto opere... le diamo il benvenuto. Certo. Intanto benvenuta Anna Maria. Grazie, buongiorno a tutti. Una terza edizione, tantissime opere, dicevi. Volevo dire tutto subito, un po' come quando fai le interrogazioni, no? Te lo dico tutto subito e poi mi ritiro. Esatto. Ti faccio capire che le so le cose. Noi lo possiamo garantire. Abbiamo detto appuntamento il 2 dicembre, tantissime opere, una terza edizione. L'anno scorso, immaginiamo online, come un po' tutto il mondo messo in stand-by da questa pandemia. Adesso si ritorna, finalmente. Anna Maria. Sì, esatto, torniamo in sala, come dicevate voi, giovedì 2 dicembre, dalle 19.30, serata di premiazione, in cui verranno fatti vedere i 4 corti finalisti, e poi verrà omaggiato, cioè ovviamente ci sarà la cerimonia di premiazione, poi verrà omaggiato Ermanno Olmi con la proiezione del suo film di esordio, Il tempo si è fermato. Questo premio appunto giunge alla sua terza edizione ed è un premio che è stato promosso dal Comune di Bergamo, viene organizzato da FICC, Federazione Italiana Cineforum, assieme a Bergamo Film Meeting, di cui io faccio parte, e è un premio che vuole sostenere e si rivolge appunto a giovani registi italiani e stranieri che non abbiano superato i 30 anni di età. Quindi possono presentare cortometraggi di qualunque tipo, fiction, documentari, animazione, sperimentale, che non superino i 15 minuti, vengono appunto visionati, viene fatta una prima selezione, poi la giuria, anche quest'anno è arrivata a decretare i 4 finalisti e giovedì scopriremo i vincitori. Opere che vi sono arrivate da tutte le parti del mondo, è proprio il caso di dirlo, Anna Maria, dagli Stati Uniti, da Israele, dall'Iran, dal Pakistan, dalla Giordania. Sappiamo bene anche dai festival internazionali importanti che questi sono paesi che stanno, passami il termine, coltivando dei talenti straordinari in termini di regia cinematografica.
Sì, diciamo che in realtà anche gli anni scorsi questo premio è riuscito un po' ad arrivare dappertutto. Quello che noi facciamo nel momento in cui il bando viene pubblicato è proprio quello di cercare di andare a contattare anche magari scuole di cinema, sia in Italia che all'estero, o comunque tutti quei luoghi dove pensiamo i giovani registi possano riuscire ad arrivare alla notizia e partecipare con i loro lavori. Quest'anno appunto, come anche gli anni scorsi, grande partecipazione dell'Italia, ottima partecipazione dell'Europa, ma ci fa sempre piacere vedere che appunto anche dai paesi extraeuropei arrivano opere. Noi vogliamo anche mostrare a chi ci segue in diretta video su Facebook un'intervista. Sì, Eliana, volevo, ecco, ho avuto diverso materiale dal vostro ufficio stampa, da Ada, Anna Maria, ma il mio cuore batteva molto sul pensiero di questo straordinario artista che ci ha lasciato il 7 maggio del 2018, che appunto era Herman Holme. Era un regista dotato di una sensibilità, passami il termine, fuori dal comune, Anna Maria. Le sue opere sono veramente impregnate di grande spessore intellettuale, di dolcezza, per cui io ho recuperato un'intervista che Ermanno Olmi ha fatto alla giornalista Monica Mondo di TV 2000 in un programma che si chiama Soul. Non te lo avevo detto, Anna Maria, era una piccola sorpresa. Sono 2 minuti e qualcosa di pensiero di Ermanno Olmi, dove la giornalista presenta in estrema sintesi il profilo di Ermanno Olmi. E allora riscopriamo insieme la figura immensa di Herman Holme, lo facciamo in diretta video sulla pagina Facebook di Radio In, mentre per chi ci ascolta alla radio è il momento di ascoltare Giant, Calvin Harris insieme a Reggae Bone Man. Regista, sceneggiatore, scenografo, direttore della fotografia, produttore cinematografico. In una parola, Ermanno Olmi è il cinema italiano. Un cinema segnato, stupito e a volte ferito anche dalla sua arte. Arte premiatissima. Ricordiamo soltanto quella Palma d'Oro al Festival di Cannes con un film folle per quell'epoca, L'albero degli zoccoli, e poi David Donatello, e poi I leoni. Quello per la leggenda del Santo Bevitore, il leone e la carriera, eccetera, eccetera. Però Olmi è un poeta, è un cantore dell'anima, dell'uomo e del mondo, pur restando il figlio del ferroviere e della contadina. Allora, essere nato in provincia, come cambia lo sguardo sulla realtà, sull'uomo? Io sono nato a Bergamo, in un quartiere che, come dire, io non so che faccetta avessi quando avevo pochi mesi di vita, ma so che sicuramente già mi stavo divertendo dal fatto che quel luogo si chiamava La Malpensata. Allora, ecco, in onore a questo bellissimo, come dire, progetto che prevede, proprio perché mal pensata, che arrivi il momento della pensata giusta, ecco, io, come dire, per diciamo, il contributo di mio padre alla mia venuta al mondo, sono metropolitano. Per la figura di mia madre, che mi ha messo al mondo, sono contadino. Ho avuto questa fortuna di vivere due realtà che in quel momento dividevano il percorso dell'umanità in due filoni. Certo, si è cominciato nel Settecento a capire che la macchina sarebbe stata, come dire, sicuramente una grande potenzialità per lo sviluppo di tutte le scienze e di tutto il pensiero. Ma fra le due civiltà, la civiltà industriale, la civiltà del progresso scientifico e la civiltà contadina è una civiltà eterna.
Ed eccoci tornati, arrivano anche domande specifiche proprio sul luogo in cui si terrà l'appuntamento di cui stiamo parlando con Marianna, perché c'è per esempio Alessio che ci chiede ma si svolgerà questo appuntamento a Bergamo città oppure anche in provincia? Anna ci Maria. Chiedono indicazioni specifiche. No, la serata di premiazione sarà a Bergamo presso l'auditorium di Piazza della Libertà. Okay. Quindi 2 dicembre a partire dalle 19.30 proiezione dei cortometraggi finalisti, in cerimonia di premiazione e poi alle 21.15 il tempo si è fermato nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna. Fai bene Anna Maria a ricordare questi capolavori di questo straordinario regista autodidatta. Eliana fu veramente un pioniere nel campo del documentario, io ho pieno titolo per parlarne. E soprattutto quello che piace ancora oggi nella riscoperta della cinematografia di Olmi è il suo linguaggio assolutamente originale e personale, era fuori da ogni schema, appunto non ho visto la versione restaurata del tempo si è fermato, ma ricordo i recuperanti, la circostanza, cioè, lui fu veramente capace anche di rivedere il linguaggio cinematografico. Voglio ricordare uno fra tutti, L'albero degli zoccoli, che rimane nella memoria collettiva, no? Anna Maria. Sì, sì, infatti, comunque a Bergamo diciamo che L'albero degli zoccoli è un po' un'istituzione, quindi è un film a noi molto caro. Però appunto diciamo che il premio che comunque è sostenuto dalla famiglia Olmi, non ha, come posso dire, non è legato a delle tematiche particolari, i film non devono essere necessariamente vicini alla poetica di Olmi, anche se devo dire che soprattutto sugli italiani una parte delle opere che arrivano ci ricordano la poetica e l'approccio di Ermanno Olmi. Diventa trasversale, no? Come linguaggio, sì. ecco perché sì, è esatto. Affascinante. Esatto, e poi appunto l'idea è sempre stata quella di associare poi ai cortometraggi dei giovani registi, che sono quelli che vogliamo promuovere, proprio il ricordo di Ermanno Olmi, un film di Ermanno, e quindi quest'anno la figlia Elisabetta ci ha proposto di far rivedere Il tempo si è fermato, che è appunto la Cineteca di Bologna ha restaurato, e quindi anche noi giovedì sera lo vedremo. Come vi invidio. In questa nuova versione. Come vi invidio Anna Maria, poi rivedere i capolavori del cinema italiano nella versione restaurata è una goduria veramente incredibile. Io davo per scontato che tu ti stessi mettendo in macchina oggi per arrivare giovedì ovviamente a Bergamo. Mi prendo il treno dei desideri. Si va, si può fare. Ovviamente uno dice ma da Palermo raccontiamo perché raccontiamo ogni martedì qui il cinema, lo raccontiamo da mille punti di vista, quindi se si parla della storia del oggi cinema non puoi, esatto, non citare, non passare da Ermanno Olmi, quindi c'è questa bellissima realtà nata 3 anni fa che è andata oltre quelli che sono stati gli ostacoli della pandemia, e quindi è anche un modo per farvi i complimenti per aver resistito e per essere tornati in questa edizione 2021 più forti di prima per continuare questa avventura e questa memoria di Ermanno Olmi. Sì, grazie, siamo anche noi molto contenti di poter tornare appunto in sala, in presenza con il pubblico, e sarà un momento appunto per ripartire. Eh sì, quindi dai. Noi ti ringraziamo Anna Maria Materazzini per essere stata qui con noi quest'oggi all'interno di Radio In. Grazie a voi. Ciao.